Salve a tutti, io sono Arianna Lovatto e in questo video vi mostrerò quanto è semplice l'utilizzo di Comment Bubble. Innanzitutto, Comment Bubble è un'interessante app per il web che consente di inserire commenti in un video. È infatti possibile scorrere il video, fermarlo al secondo che interessa e inserire in corrispondenza di esso un commento. Gli utenti con cui si condividerà questo video possono a loro volta inserire un'osservazione, fare delle domande o rispondere anche ai nostri commenti. Comment Bubble offre anche strumenti di monitoraggio e di analisi delle attività svolte dai vari utenti sul video ed in questo modo è possibile monitorare il clima della classe e l'andamento di un'attività. Il funzionamento di Comment Bubble è molto semplice. Innanzitutto è necessario registrarsi e è possibile farlo attraverso Facebook o attraverso il proprio account Google. Una volta entrati attraverso il tasto New Video, è possibile caricare un video direttamente dal web o caricare un video dal proprio computer. Caricarlo attraverso il web è possibile copiando l'URL di un video da YouTube o da Vimeo, come ad esempio questo. Una volta caricato il video, si apre la schermata delle impostazioni, dove è possibile modificare il titolo del video, la descrizione, o aggiungere dei tag rendendo quindi più facile il ritrovo del video da parte degli altri utenti, come ad esempio inserire delle parole chiave. Dopodiché si ha a disposizione fino a 5 pulsanti di feedback del tipo mi piace, non ho capito e via dicendo, che è possibile anche modificarli. E inoltre è possibile decidere e permettere commenti anonimi oppure fare in modo che solamente io possa vedere possa commentare, possa vedere il mio video e quindi posso inserire commenti dove io ne abbia piacere. Una volta salvato il video, si apre questa schermata in cui gli utenti, se si sono permessi commenti anonimi, possono inserire nel video i loro commenti e osservazioni in forma di commento, oppure registrando la propria voce o registrando anche un video. Se io ad esempio faccio partire il video e ad esempio decido che a questo secondo mi piace, basta cliccare qui e di conseguenza il feedback verrà visualizzato su questo menu di destra. Infine, sotto il video si dispone di grafici che permettono di monitorare per ogni secondo del video le varie attività che sono state svolte dagli utenti o i vari commenti svolti anche dal proprio utente.